bello, elegante e... Alla Procrace Rosa piace proprio questo oculista raccontato da Andrea Vitali e fa di tutto per avvicinarlo. All'oculista lei non dispiace. Del resto è il primo raggio di sole in questa nuova esperienza lacustre, perché il dottorino si è trovato contento a cambiar vita accettando un impegno sul lago di Como, convinto di trovarsi in un clima bucolico. E invece che si trova? Una nebbia grigia che assassina il panorama. Una chiusura mentale tale che gli viene in mente: ma non è che questi paesetti che tu vedi dal treno scorrere e ci sogni una vita insieme, una volta che ci vai a vivere ti annoiano e ti stancano? Dopo che comincia questa relazione, una relazione piena di sorprese, la vita pare essere più felice per entrambi. Ma ci sono una serie di novità che cambieranno la prospettiva dell'uno e dell'altro. Entrambi lontanissimi, refrattari all'idea di una storia seria, entrambi loro malgrado invischiati sempre più in una situazione molto boccaccesta, raccontata con la solita ironia partecipata da Andrea Vitali. Ora Vitali delle volte tende a perdersi dietro le storie dei suoi personaggi. Non è questo il caso. Qui sono relativamente pochi, tutti ben delineati, tutti guardati con simpatia e umana partecipazione, e danno vita ad una commedia, e sciacqua cervello sicuramente, ma che è veramente piacevole leggere.